Allora, 342-00-00-700, dovete mandare dei fiori a via Massena, a via Cristoforo Colombo, per Laura Stellin e per Veronica di Pietrantonio, perché stanno facendo un lavoro assurdo. 342-00-00-700, sono arrivati centinaia di messaggi. Chiaramente i 10 scelti in questi pochi minuti sono abbastanza casuali. E non sono dopo averli sentiti tutti, dateci questa possibilità. C'è una piccolissima scrematura, dai. Devi essere bravo e fortunato. Allora, sentiamo il primo messaggio, la prima candidatura. Ricordiamo 10 proposte, ne eleggiamo solamente una, o meglio, sarete voi ad eleggere sul sito dj.it le due che più vi convincono, e poi si andrà al voto finale. Al voto finale. Con tanto di appello, ma insomma, questo poi lo capirete. L'importante è che possiate venire al nostro pranzo di Natale di venerdì 23. Certo, 23. Serve la garanzia che il 23 all'una siate qua a un ristorante. Allora, mi sembra che tra le candidature ci sia qualcuno che ha superato abbondantemente i 25 secondi, ma è Caruccio, giusto? Essendo Caruccio, allora partiamo con lui. Parliamo. A un certo punto, okay, voi Caruccio. Voi parlate. Caruccio, voi andate avanti a parlare. Allora, per noi sarai Caruccio. Okay, lui continua, voi, cioè, però, noi poi cioè, andiamo non è importante quello che dice, ma che è Caruccio. Facciamo Caruccio. Ciao. Ah no, allora perdonatemi, qualcuno potrebbe partire da un po' più avanti. Sono io il candidato perfetto, perché è simpatico, frizzante, anche al mattino alle 8.30, in mezzo alla neve andare a lavorare in coda, e poi sarei scomodissimo a venire a Roma, perché sono 10 mezz'ora vicino a Parma. Quindi insomma perfetto, insomma voi godreste del Dio a sapere delle madonne che dovrei tirare per arrivare lì. Vabbè. E poi gli voglio stare di fianco. Continua un altro ballo. Sì. Ero andato anche a Riccione a cercarlo al suo bagno. Preciso però. Caruccio un po' prolisso però. Caruccio prolisso però posso. Prolisso non è carino, però non è Caruccio, è Cavuccio da come parlo. Quindi lo chiamerei Cavuccio. Caruccio prolisso, adesso già abbiamo fatto un po' di scelte. Caruccio prolisso. Che viene perché è buono. Si scherza. Un ragazzo mi ha detto che è frizzante. Quindi... Abbiamo sentito un Caruccio prolisso. Non vicino a me. Diciamo esatto, vicino a Enrico. Ora una ragazza Caruccia. Okay. No, la ragazza. Sentiamo. Io, Giorgia da Roma. Giorgia. Per il 23 mio figlio parte per tutte le vacanze di Natale col padre. E io sto da sola. Rallegrate messo Natale. Mamma sola. Guarda gli occhi di gioia nostri. Stiamo prendendo solo appunti. Mamma sola. Ti ricordiamo che tra questi 10 ne leggiamo 5. Ancora, andiamo. Giovane rapper. Questo già me l'hai detto. Giovane rapper, sentiamo. Treomedusa Nevia, dormiamo tutte le mattine da 10 anni. Vi ascoltiamo, nonostante questo, no? Non ci stanchiamo. Un regalo alla mia mamma gli vorrei fare e portarla con voi quattro a cena a mangiare. Ci terrei davvero troppo, ci terrei più di altra qualsiasi cosa al mondo. Detto questo, io vi posso soltanto salutare e augurare a tutti quanti un buon Natale. Io, mamma mia, giovane rapper. Non mettete il carro. No, giovane rapper. Avanti ai buoi. Giovane rapper, terza candidatura. Quarta candidatura. Chi questa abbiamo? Ve la faccio prima ascoltare. Okay, ok, sentiamo. Vi prego, scegliete me. Vi sento tutte le mattine mentre vado al lavoro e vi guardo nostalgica dal finestrino del 7:14 quando passo per la Cristoforo Colombo. Il 23 c'è anche mia sorella che viene da Milano, con cui commentiamo tutte le mattine tutte le battute che fate. Vi prego, scegliete me. Lei ha buttato un po' sul nostalgico. Sara, che è un minion, Hello Kitty. 7:14. Il 7:14. Ultima candidatura per questa tranche, la quinta e ultima. Potremmo assistere ad un evento che segna le vite di entrambi questi ascoltatori. Qui è scorretto, vai, sentiamo. Aiuto, trio. Venerdì 23 ricorre il mio 7° anniversario di fidanzamento. I soldi sono finiti. Per tutti. Il pranzo sarebbe pagato. Certo. Pranzo, festa, gioia. No. Poi va a finire che mi sposo. No. Cancello. Ci potrebbe essere una proposta di matrimonio. Mi sembra che faccia un po' marcia indietro. Però fa un po' marcia indietro, bisogna essere certi che venga. Allora, le prime 5 candidature sono Caruccio Prolisso,
Abbiamo mamma sola, giovane rapper 7:14 e proposta di matrimonio. Tra poco sentiamo le altre 5 e tra queste 10 ne scegliamo 5. Io ho già votato qua, qua due sicuri. Due sicuri per te, Tieni, tieni sempre il pubblico incollato. Chissà cosa può sempre cambiare tutto. Notizia dell'ultima ora alle 8:48, Lil Nas decimo è stato squalificato da Ballando con le Stelle. No, anche lui. Pericolosissima X, ragazzi. Attenzione, abbiamo ancora 5 candidature da ascoltare. Sentiamo chi è. Qual è la sesta candidatura? Al momento ne abbiamo 5. 3 preferenze le abbiamo già abbastanza espresse. Vai Veronica, sentiamo. Allora, arriva chi è sesta? Se abbiamo una mamma sola, si è candidato un papà solo. Beh, scusate, dopo la mamma sola non può mancare che il papà solo, quindi facile. Facile, papà solo, magari al suo fascio. Potevi fare di più, amico. Sì, ancora, vai. Poi cena aziendale. Cena aziendale, che senso? Scusate ragazzi, io sono in ritardo con la candidatura, ma oggi è la mattina di Santa Lucia, eravamo un po' impegnati tutti ad aprire regali. Il 23 non è niente di particolare per me, non è una giornata particolare, però sarebbe l'occasione per uscire a fare una cena aziendale di Natale, perché sono l'unica persona che lavora da sola e non ha una cena aziendale con nessuno. E datemi sta cena di Natale, su. Va bene, però è un pranzo. È un pranzo, pranzo allargato. Che sia chiaro che è un pranzo. Lo chiamiamo pranzo aziendale. Aziendale, dai. Ancora ottava candidatura, eccola. Ciao trio, dovete chiamare me, così almeno la mia amica la smette di bullizzarmi dicendo che lei Danilo da Fiumicino gli ha risposto un messaggio a me, niente. Ecco. Ciao, Baudo da Sanremo. Senti, Baudo da Sanremo. È casa sua, Sanremo. Cioè, solo perché lui può... poi Baudo, se vieni sappi che poi devi fare adesso arrivano i primi con pancetta, guanciale, dirige Danilo tutto il pranzo. Tutto il pranzo così. Nona e penultima candidatura, vai. Lei ci costa poco. Ah, sì. Dai, raga, vengo io, mangio poco, non vi costo tanto. Dai, chiamate me. Io. Francesca da Firenze. Almeno una che mangia poco. Sì, però già l'anno scorso qualcuno si propose mangia così, poco, dicendo mangia poco. Però mangia. Per me invece che mangia fuoco, mangia poco. È bello. Mangia poco. Però per me, vabbè. Mangia poco. Ultima candidatura, vai. Arriva. Temo che mi invento e fammi invito a pranzo, allora. Che li ascolto tutte le mattine, vabbè, glielo diranno tutti che sono fan di Danilo. No, è troppo una cazzata, non ci vogliono. Eccocelo. Raga, sto a dieta, quindi ve faccio spendere poco. Dai, invitatemi a pranzo, su. Lui l'ho scelto solo perché non è fan di Danilo. Okay. Quindi siamo non fan di Danilo. Ok. Allora, credo che. Sai che secondo me, anche se non ci siamo confrontati, siamo concordi sulle 6 candidature? 6 ne facciamo, dai, almeno. Se vuoi 6, io ce n'ho già 5, se vuoi c'è anche la sesta. Allora, ti dico le mie, tu ci aggiungi la tua. No, allora, facciamo insieme. Allora, io direi sicuramente mamma sola passa alle votazioni. Poi. Giovane rapper passa alle votazioni. 7:14 passa alle votazioni. Anche pranzo aziendale. Pranzo aziendale. Baudo, non vogliamo Pippo Baudo a Sanremo. Baudo a Sanremo. E poi non fanno di Danilo. Ragazzi, guarda, non neanche a farlo apposta. Cioè, perché 30 anni che lavorate insieme? Perché sono quelle le cose che ci piacciono. Come dica, la cosa è reciproca. Ci spiace per gli altri, queste le 6 candidature. Quindi tra circa un'oretta troverete tutto su dj.it, diciamo, lo schemino per votare. I 2 più votati andranno alla finalissima. Solamente i 2 più votati. Poi sentiremo i 2 che dovranno fare i loro appelli e voterete di nuovo. Ulteriormente, esatto, la finalissima. Ricordiamo, la maratona mentana inizia oggi e finisce il 23. Direttamente. Grazie Stella, grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Previ, grazie da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Siamo lunghi, siamo corti. Come siamo corti? Sono 105 minuti. Ci hai detto andiamo veloci. Allora vogliamo sapere. Diciamo qualcosa. Allora facciamo una roba. Una candidatura extra a scelta tua, Veronica, a casa. Adesso, vai. Clicco play. Play. Allora, il 23 è il mio compleanno. Quindi, se mi invitate, offro io.
Attenzione! Offo! Oh, questo lo so io! Lo chiamiamo io. Pollo, però, questo è il pollo! Offro io! Entra offro eccezionalmente io come settima candidatura! Offro io, eccolo vincita qua! Offro io, bravo! Grande, bravo! E solo perché eravamo un po' corti, un filo corto. Adesso possiamo salutarvi. Ciao a tutti, a domani! Chiamatelo!